È impossibile viaggiare in Palestina ignorando il conflitto israelo-palestinese. Il conflitto è ancora molto caldo ed è visibile praticamente ovunque, con il muro o con le colonie israeliane. Questo probabilmente è il video più difficile che abbiamo mai girato finora. Anche il solo termine Palestina non è facile da maneggiare. Con esso, storicamente, si definisce la regione che va a cavallo tra il Mar Mediterraneo e il fiume Giordano. Il termine deriva dai Filistei, una popolazione menzionata anche nella Bibbia, che viveva sulla zona costiera attorno a quello che corrisponde ad oggigiorno all'attuale città di Gaza e di Tel Aviv. Il termine fu usato per primo dagli storici greci e divenne ufficiale sotto l'impero romano quando i romani chiamarono questa provincia Siria-Palestina. Dopo gli antichi regni israelitici, la regione ha subito un sacco di invasioni, partendo dai romani, dai bizantini, dagli arabi, dai crociati, dai mamalucchi, fino a poi finire per 400 anni sotto l'impero ottomano. Dal 2012 lo Stato di Palestina è un osservatore permanente non membro delle Nazioni Unite e il suo territorio comprende l'attuale Cisgiordania e la Striscia di Gaza. La maggior parte dei turisti inizia a visitare Betlemme per andare a vedere la chiesa della Natività. Now we are at the Nativity Church, the most holy place for the Christianity. On the year of 614, everything on the Holy Land was destroyed by the Persian invasion, except Nativity Church, because when the Persian soldiers went inside the church, they find the mosaic of the three wise men. Where the three wise men come from? For Burgess. So they're wearing the same uniform, so they did not destroy it, and that's how the place survived. Prima di andare a vedere la chiesa, ci siamo persi un po' nelle viuzze del bazar con la nostra guida Mustafa. The name of Bethlehem, it means house of the bread. Because as you walk, we see when in every corner we see bakery here and bakery there. As you see, the old city of Bethlehem, it's mixed between Muslim and the Christian. Just till 1948, the majority was Christian. The city became upside down because thousands and thousands in 1948 Muslim refugees settled down in Bethlehem. But in Bethlehem, as we see down in the close to the Nativity Church, the mosque in front of the church, we live with peacefully together as a brother, and we never ask each other if you are Muslim or a Christian. Restando sempre in tema di siti religiosi, decidiamo di andare a visitare il monastero di Mar Saba, che è un monastero greco ortodosso. Al momento ci sono solo una dozzina di monaci. Purtroppo non possiamo entrare perché l'ingresso è vietato alle donne. In Palestina ci sono un sacco di luoghi narrati sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Noi ad esempio abbiamo visitato la chiesa di Birkin, dove si dice, secondo la leggenda, che Gesù curò 10 lebbrosi. La regione è stata controllata dai romani per oltre 4 secoli. In seguito vi furono diverse invasioni, quali i bizantini, le dinastie arabe, poi arrivarono i crociati, i mamalucchi e infine, per oltre 400 anni, fece parte dell'impero ottomano. Siamo in Samaria, nella Palestina del Nord. Stiamo visitando i resti della città di Sebastia, un'antica città che fondamentalmente ha vissuto tutte le epoche storiche di questa terra, i romani, i bizantini, eccetera, eccetera.
con il crollo dell'impero ottomano, alla fine della prima guerra mondiale, che iniziano i guai. Le potenze vincitrici, in particolare Francia e Inghilterra, si spartiscono le spoglie del defunto impero ottomano in un'ottica prettamente coloniale, tirando una linea nella sabbia. Con la dichiarazione di Balfour, gli inglesi avevano promesso durante la guerra agli ebrei l'azione di una dimora nazionale nei territori dell'attuale Palestina. Allo stesso modo, sempre gli stessi inglesi, su un altro tavolo, avevano promesso agli arabi l'indipendenza qualora si fossero ribellati all'impero ottomano, il che andò poi a creare la causa fondamentale di questo conflitto che sfociò nel 1948 con la prima guerra arabo-israeliana. Profughi palestinesi vennero cacciati o scapparono dai territori della costa per rifugiarsi in Siria, in Libano, in Egitto, in Giordania, ma principalmente in Cisgiordania, in campi profughi che esistono ancora oggi. At the entrance of Aida refugee camp, we hung the biggest key in the world. Key became the sign and the signature of the Palestinian refugees story. In 1948, when the people left them home, they don't know that they will be refugees. They thought they will be away for a few days or a week, month. When the war is over, they will go back. Only thing that they carry with them is the key. And that's why we built the biggest key and we put it in our entrance to be a reminder to the new generation, to tell them the story and the history where they come from. Questo viene ricordato dai palestinesi come la Nakba, la catastrofe. Viaggiando in Palestina, il conflitto è ben visibile da due opere. Uno, il muro, costruito negli ultimi 15 anni, e due, le colonie israeliane che puntellano le colline della Cisgiordania. Cisgiordania è infatti puntellata da colonie israeliane e da checkpoint militari che rompono l'integrità territoriale dello Stato di Palestina. Infatti l'autorità palestinese ha competenza solo sui centri cittadini, ma non ha addirittura una contiguità territoriale. Strade, pozzi d'acqua e le principali snodi logistici sono tutti controllati dall'esercito israeliano, in linea con una ripartizione del territorio in zona A, B, C, che è estremamente convoluto, ma di fatto permette agli israeliani di controllare gli spostamenti all'interno della Cisgiordania. È facile distinguere un villaggio palestinese dalle colonie israeliane. I villaggi palestinesi non hanno acqua corrente tutti i giorni, l'acqua è razionata e per questo hanno delle cisterne, dei contenitori sopra il tetto. Le colonie israeliane invece hanno acqua corrente 7 giorni su 7. I muri sono sempre divisivi e di solito rispettano la logica del o di qua o di là. Invece la logica del muro è quella di impedire ai palestinesi di entrare in Israele, ma permette all'esercito e ai coloni israeliani di entrare in Palestina. È impressionante vedere quanti artisti abbiano deciso di venire in Palestina e abbiano cercato di abbellire questo muro molto controverso. Su questo muro è iniziata la mia passione per graffiti e street art. Nel 2008 passiamo proprio per questo muro e ci fermammo a guardare i graffiti. All'epoca vedemmo un paio, una colomba e un soldato. Scoprimmo che erano di un artista inglese che all'epoca stava giusto diventando famoso, si chiamava Banksy. Dieci anni fa Banksy è passato di qui e ha creato uno dei primi graffiti che l'ha reso famoso in tutto il mondo. Dopo aver dipinto sul muro, Banksy ha deciso di gestire l'hotel alle mie spalle. È un hotel veramente particolare all'interno e vi suggeriamo decisamente di entrare e vedere il museo che vi racconterà un pochino meglio la storia del muro. Ci dirigiamo verso nord per visitare un teatro particolare, il Freedom Theatre di Jenin. My name is Mustafa Shita, I am the director of the Freedom Theatre.
The Freedom Theater established in 2006, and it's come with the Arna and Giuliano idea about how that's important to have theater in the north of West Bank. And we start, in fact, before that, in 89, we established the Stone Theater in the middle of the Jenin refugee camp. We work in cultural sector, and we think it's important to enhance the knowledge, enhance the, and improve the awareness and the advocacy for our people. And we have tour around the world all the every year, and not just out of the Palestine, and inside Palestine we visit different areas, camps, towns, villages. If you don't want to come to the theater will come to you. Because that's important for us to be with our people, among our people, and talk about their priorities, their stories, and to be reality and to, as mirror of our people and their problem and the conflict in general. Comincio con un'osservazione. Stavamo viaggiando tra Gerusalemme e Betlemme quando ci siamo fermati lungo la strada a prendere un caffè da un baldacchino. Da lì, da quel bordo strada, si poteva vedere in lontananza Gerusalemme, e mentre appunto bevevamo questo caffè abbiamo visto arrivare un paio di piccoli bus a scaricare dei gruppi di donne, si sono seduti a fianco noi per ammirare in lontananza Gerusalemme. Molti di loro, infatti, spiegava la guida, erano originari di Gerusalemme, ma ovviamente adesso non gli è più concesso entrare in Gerusalemme. L'unica forma per collegarsi alla loro città d'origine era quella di venire in questo prato e ammirare Gerusalemme da lontano. Non escludete una visita in queste zone, perché nonostante le notizie comunque controverse o negative, ha un sacco di cose da offrire, un sacco di posti da vedere. La gente del luogo è generalmente interessata a conoscere gli stranieri e a raccontare la loro esperienza e quello che stanno vivendo.